Abbiamo visto la volta scorsa l'analisi alla luce del principio della dinamica del moto di un oggetto lungo il piano inclinato con e senza attrito. Okay? Oggi vediamo come interpretare, cioè come spiegare il moto di un altro oggetto che abbiamo visto già l'anno scorso e in particolare mi riferisco all'effetto, all'azione che ha una molla su un oggetto, cioè il moto di un corpo soggetto alla forza elastica. Ok? Prendiamo un piano orizzontale, un blocco che tenga fermo un estremo della molla e a questa attacchiamo un blocchetto di massa N e K sia la costante elastica della molla. Ok? In queste condizioni allunghiamo la molla di un certo tratto e la lasciamo andare. Il corpo M è soggetto a quante forze? 3. C'è la forza peso, la reazione vincolare che bilancia la forza peso perché non c'è moto verticalmente e la forza elastica. L'oggetto non è in equilibrio perché la forza elastica non viene bilanciata da nessun'altra, okay. E quindi la risultante delle forze applicate vale la forza elastica e per il secondo principio della dinamica questo è uguale a m per a, massa per accelerazione. A destra ho meno k volte, diciamo, l'allungamento x, dove x è la variazione della lunghezza della molla, dove con questo L intendo il vettore che rappresenta la posizione dell'estremo libero della molla rispetto all'estremo fisso. D'accordo? Quindi quando la molla non è allungata, x vale 0 ed L vale L0 lunghezza di equilibrio. Ok? Se la molla è allungata, qui prendo x che cresce verso destra, se la lunghezza aumenta, la forza, essendo opposta all'allungamento, va verso sinistra. Se invece la molla è compressa, x va verso sinistra, la forza va verso destra perché sono opposte. L'abbiamo già visto quando abbiamo studiato l'elasticità della molla. Ok? Detto questo, riscrivo l'equazione nella seconda principio della dinamica in questo modo: ma uguale a meno k. Per avere l'accelerazione posso dividere per m. E ottengo che l'accelerazione a cui si muove il blocco attaccato alla molla è data da una costante negativa meno k su m per la posizione del blocchetto rispetto alla posizione di equilibrio. Ma questo tipo di equazione l'avevamo già vista. Un modo in cui l'accelerazione è proporzionale alla posizione con una costante negativa, dove l'abbiamo visto l'anno scorso? Non è una novità. Se sfogliate il vostro quaderno lo trovate senz'altro. Quale moto è caratterizzato da questa relazione? Accelerazione proporzionale alla posizione con una costante negativa. Il moto armonico, ottimo. Questo è la copia di A uguale a meno omega quadro che avevamo visto come proiezione su un diametro del moto circolare, che avevamo a x, e essendo l'unica direzione da x, a qua x è uguale. Tutte le volte che incontriamo qualcosa del genere, abbiamo un moto armonico. Semplice in realtà.
un'unica pergolina. Quindi la molla cosa fa? Il corpo appeso alla molla come si comporta? Se il suo moto è armonico, che tipo di movimento svolge? Come si chiama? Sta fermo, si guarda in giro, ruota, saltella. Si sposta in avanti e poi indietro. Oscilla, giustamente, si sposta in avanti e indietro, compie un'oscillazione armonica, ma sempre un'oscillazione è. La cui equazione è data da questa equazione. Se confronto le due, quello che nel moto armonico abbiamo chiamato omega quadro, cioè la pulsazione, qui il ruolo di omega quadro è giocato da K su M. Quindi il moto del corpo attaccato alla molla, il moto del corpo soggetto a una forza elastica, lo interpreta come un moto armonico dove la pulsazione è a un quadrato che è K su M, cioè omega alla seconda vale K su L, cioè la velocità angolare, l'ansia della pulsazione, è la radice di K su L. Se conosco la costante elastica della molla, so quant'è la massa del corpo attaccato alla molla, posso calcolarmi la pulsazione. Qui è più appropriato parlare di pulsazione piuttosto che di velocità angolare, perché in realtà non c'è niente che ruota. La velocità angolare è una grandezza appropriata a un moto circolare, però si comporta nello stesso modo. Okay. Ma vi ricordate che nel moto circolare omega era legata alla frequenza e al periodo. Qual era la relazione? Omega valeva l'angolo completo, l'angolo giro, in radianti 2π greco, diviso il tempo necessario a fare un giro completo, che è il periodo. Di conseguenza posso calcolarmi quanto tempo impiegherà la molla a fare un'oscillazione completa. Mettendo insieme queste due, 2π greco fratto il periodo uguale radice di k fratto m, cioè t periodo vale 2π greco per la radice di m fratto k. Anche questa devo cominciare. Se conosco la massa del corpo appeso alla molla e la costante elastica della molla, posso calcolare quant'è il tempo necessario a fare un'oscillazione completa, cioè il periodo. Facciamo un esempio. Se ho un K, una molla con una costante elastica di 1000 newton al metro, e ci appendo un corpo con una massa di 1 kg, ci attacco orizzontalmente, poi lo faccio oscillare, lo sposto, ottengo un'oscillazione che ha un periodo 2π greco per radice di m fratto k, cioè 2π greco radice di 1 kg fratto 10^3 newton fratto metro. Ora, newton è chilogrammi metri secondi al quadrato. Newton fratto metri rimane chilogrammi fratto secondi al quadrato. Chilogrammi diviso newton al metro rimane secondi alla seconda, che sotto radice fa secondi. È tutto chiaro? Facciamo il calcolo.
se non è chiaro ditemi, perché è essenziale controllare che le unità di misura vengono corrette, perché se non vengono corrette vuol dire che vi siete ricordati una formula sbagliata. Le unità di misura non sono automatiche, non nascono dal nulla, sono conseguenza dei calcoli e vanno sempre controllate. Allora, 2 per pi greco per la radice di circa 0,19 secondi. 1, 0,19. Proseguiamo a 0. Due decimi di seconda. Ok? Domanda inversa. Se domanda qua. Se mi serviva un altro esercizio, mi serviva un periodo di un secondo con la stessa molla. Che massa avrei dovuto attaccare alla mia molla? Ho bisogno di costruire un oscillatore che abbia un periodo di un secondo. Ok? La molla è quella che ho, però posso appendere, attaccare la molla a corpi diversi. Qual è la massa che mi serve affinché il periodo dell'oscillazione sia un secondo? Beh, basta che inverto la formula di prima. Questa la risolvo rispetto a m, t e k sono note. Ok? Quindi ho t uguale a 2π greco radice di m fratto k, elevo al quadrato, divido per 2π greco, t fratto 2π greco alla seconda uguale a m fratto k, quindi m vale k volte t fratto 2π greco alla seconda. Nel nostro caso t è un secondo diviso 2π greco quadrato per volte circa 25,3 kg. Se attacco una massa di un chilogrammo ho un periodo di un quinto di secondo, 0,2 secondi. Se voglio un secondo devo attaccarci una massa di 25,3 kg. Caso il periodo di un secondo. Oppure, se invece avevo data la massa, trova K, la formula è analoga, K è uguale a M per 2π greco su T tutta la seconda. Ok? Quindi il nostro blocchetto M si comporta come se fosse la proiezione di un moto circolare lungo il nostro tavolo. Ha un moto armonico, semplice. Ok? Detto questo, altri esercizi facciamo domani. Vediamo un altro esempio semplice. Possiamo chiamare questo moto di un corpo soggetto alla forza elastica. Andiamo all'esempio. Prendiamo un sassolino.
e lo leghiamo a una fune e facciamo, immediato di vederlo in pianta, questo è il sassetto di massa M, questa è la fune, e lo facciamo girare ruotando il filo, okay, su una traiettoria circolare dove è la lunghezza del nostro cavo. Okay. Se sono su un piano orizzontale, se lasciamo stare la forza di gravità, qual è, quanto vale la tensione del filo? In questo caso non è periodo, ma tensione. Beh, se, ripeto, il moto è orizzontale, sul piano orizzontale, e trascura la forza di gravità, allora l'unica forza che agisce su M è la tensione del filo. Solo il filo lo tiene. Se taglio il filo, cosa succede? Se tagliassi il filo, il sassetto partirebbe di moto rettilineo uniforme lungo la tangente della circonferenza. Ok. Ma siccome la traiettoria del sassolino è una circonferenza, la forza che lo obbliga a percorrere quella circonferenza è una forza, come direbbero i romani, diretta verso il centro, centripeta. E l'unica forza in gioco è la forza, è la tensione, quindi la tensione del filo è uguale alla forza centripeta, cioè la massa del sassolino per la sua velocità al quadrato diviso la lunghezza del cavo stesso. Oppure m omega alla seconda volte la lunghezza del cavo. Massa per accelerazione centripeta. Qui per calcolare il valore della tensione è necessario conoscere qual è la velocità oppure qual è il periodo. Supponiamo che la massa del sassolino sia di 100 grammi, cioè 0,1 kg, e il periodo, però qui in funzione, T per tensione, T per periodo, chiamiamo il periodo con la T minuscola in questo caso. Il periodo è di 2 secondi e la lunghezza del filo è di 50 cm, 0,5 metri. Adesso ho tutto. Posso calcolare l'accelerazione centripeta come V alla seconda su L o R raggio della circonferenza. Quindi ho 2 pi greco L fratto T alla seconda diviso L, quindi 4 pi greco alla seconda L alla seconda L, le due L si semplificano, 4 pi greco quadro per L diviso T quadro è l'accelerazione centripeta. Calcoliamo. Quadrato 4 4,993
metri al secondo quadrato. Quindi la tensione, cioè la forza centripeta, massa per accelerazione centripeta, vale 0,1 kg per 4,93 metri al secondo quadrato, 0,493 newton. Qui la tensione funge dalla parte sinistra. Ok? Supponiamo, altro esercizio, di avere sempre lo stesso corpo di prima. Ok? E un filo di lunghezza L da preparare un metro, la cui tensione massima sopportabile, cioè prima che si spezzi, supporta una tensione massima pari a 8 newton. Se applico più di 8 newton, da 8 newton in su si spezza. Qual è il periodo con cui posso far ruotare il sassetto prima che la corda si spezzi? Oppure, se preferite, qual è la massima velocità, in alternativa, del sassolino con cui posso far ruotare il sassetto prima che la corda si spezzi? La parola è la difesa. Faccio altro che riscrivere le cose che abbiamo scritto prima. Il problema è identico al precedente, solo che l'incognita stavolta non è la tensione ma la velocità. La tensione massima sarà uguale alla massa del sassolino per la velocità massima alla seconda diviso la lunghezza del filo. Al crescere della velocità, fissati n ed l, cambia velocità, cambia il periodo, d'accordo, cambia velocità, la massima velocità mi dà questa tensione. Quindi se conosco T posso trovarmi la velocità. Semplicemente invertendo questo. Moltiplico per L, divido per N e prendo la radice. Chiaro? Per avere V devo fare l'operazione inversa. Io diviso per L, se voglio portare dall'altra parte devo moltiplicare per L e poi dividere per M e infine togliere il quadrato prendendo la radice. E ottengo, vediamo se mi ricordo che date avevo messo, la tensione massima era 8 newton, quindi 8 per il filo mezzo metro, 0,5, diviso la massa che era 0,1 kg. Sotto radice, fate un secondo, Qual è il periodo in questo caso? Di
giro pagina avete scritto, il periodo lo trovo dal fatto che pi max è 2 pi greco L fratto T. Quindi il periodo vale 2 pi greco L. Quindi ed è il periodo minimo, cioè non posso avere un periodo più corto. 2 per pi greco per 1,5 diviso 6,32, circa mezzo secondo. Se il periodo scende sotto 0,49, sotto mezzo secondo, la velocità sale oltre 6,32 e la corda si rompe. Ok? Vediamo anche questo. Quanto tempo ci rimane? Perfetto. Insomma, un altro sistema molto importante. Durante l'anno scorso abbiamo speso diverso tempo per studiare le proprietà del pendolo semplice. Adesso siamo in grado di interpretare quel modo, di capire perché il pendolo si muove così, cosa che invece nella fisica del tempo non era possibile. Non so se questo vi ricorda. Perfetto. Allora, pendolo semplice, questo è il scritto. La verticale. Filo di lunghezza L e corpo di massa M. Tralasciamo la resistenza dell'aria e gli attriti e vediamo di capire perché il pendolo si muove in quel modo. Per far questo utilizziamo il principio della dinamica. Okay. Quante forze sono applicate al pendolo? Cioè, L per chiarezza è filo inestensibile, cioè non è elastico, non cambia di lunghezza ed è privo di massa, cioè la sua massa non contribuisce alla massa del pendolo. Okay. In realtà poi si chiama pendolo fisico, il pendolo più realistico in cui anche L ha la sua massa. Okay. Però lasciamo stare, il caso più semplice, tutta la massa è concentrata in M e su M sono applicate quante forze? Due. La forza peso è sempre diretta verticalmente verso il basso e la tensione del filo. Se usiamo l'angolo alfa che il filo fa con la verticale, ok? Abbiamo che il sistema è in equilibrio solo se alfa è 0, perché se alfa è 0 il pendolo è lungo la verticale, peso e tensione sono opposte, hanno la stessa direzione ma verso opposto e si bilanciano. In quell'istante, quando il peso è lungo la verticale, la tensione bilancia il peso. In tutti gli altri casi, quando alfa non è 0, le due forze non sono allineate e quindi il sistema non è in equilibrio, cioè se io lo sposto e lo lascio andare non rimane, non si sposta, accelera.
vediamo come è fatta la risultante. Allora prendiamo qui gli assi che conviene usare, sono la direzione lungo il filo, parallelamente al filo e perpendicolarmente al filo. Fatemelo prolungare. Ok, qui prolungo la verticale che passa per M. Se quest'angolo è M, ok, quanto misura quest'angolo, l'angolo tra il peso e il prolungamento del filo? Alfa, per quale ragione? Perché con le due parallele e la trasversale sono angoli corrispondenti, che secondo i criteri di parallelismo angoli corrispondenti sono congruenti. Di conseguenza posso proiettare il peso lungo il filo e perpendicolarmente al filo. Ok? Quindi ho una componente perpendicolare al filo e una componente parallela al filo. Questi sono sempre di P, la loro somma fa P. P, il peso, lo scompongo in P parallelo più P perpendicolare. Tra i loro sono ortogonali. Ok? Questo perché? Beh, perché siccome il pesetto appeso al filo non si muove lungo il filo ma solo perpendicolarmente al filo, infatti la traiettoria è un arco di circonferenza dove la distanza rispetto ad O, punto di sospensione, rimane costantemente uguale ad L. Ok? Allora la parte del peso parallela al filo bilancia la tensione. Lungo il filo non posso avere forze di risultante non nulla, perché se ci fossero cambierebbe la posizione del pesetto rispetto a O. Siccome questa distanza rimane costante, queste due forze devono bilanciarsi. Quindi la tensione bilancia la parte del peso parallela al filo. Ok, è chiaro il ragionamento? Quanto misura questa? Beh, se quest'angolo è alfa, P parallelo è il cateto adiacente ad alfa. P funge da ipotenusa, quindi P parallelo sarà P ipotenusa per angolo adiacente o il coseno dell'angolo alfa. P per il coseno di alfa. Questo infatti mi dice che la tensione del filo è massima quando l'angolo alfa è 0, in quel caso il coseno è 1. Quando il filo è lungo la verticale, la tensione raggiunge il suo massimo valore, perché in tutti gli altri casi è più piccola. Mentre ha valore nullo quando alfa è 90 gradi. Se il pendolo fosse a 90 gradi, la tensione del filo è 0. Okay, perché la forza è tutta perpendicolare al filo, cosa pensi? Non ha componente parallelo al filo se alfa è 90 gradi. Rimane la forza motrice, cioè quella non bilanciata, la parte del peso perpendicolare all'angolo alfa. Ok? Quindi attenzione, se alfa cresce in senso antiorario, se lo misuriamo dalla verticale, cresce in questo senso, la forza risultante è diretta in senso opposto a quello in cui alfa cresce. Quindi è una forza tipo quella della molla, cioè di richiamo. Se io sposto a destra il pesetto, perpendicolare è rivolto a sinistra, se lo sposto a sinistra la forza risultante è rivolta a destra, cioè tende a farlo ritornare nella posizione di equilibrio, quindi avrà un segno meno P perpendicolare. Ma quanto vale P perpendicolare? È P per il seno di alfa. Se lo vedete sulla figura,
questo cateto posso trasportarlo qui, guardate il mio dito, questo cateto è opposto ad alfa, quindi cateto opposto all'angolo è uguale a ipotenusa per seno dell'angolo. Okay. Seguitemi ancora un istante. Se indico con x una coordinata orizzontale che mi dà la posizione del pesetto, quindi la sua distanza rispetto alla verticale, okay, allora il seno di alfa posso anche indicarlo come x diviso l, cateto opposto diviso ipotenusa. Vi faccio il disegno, forse sai. Distanza del pesetto rispetto alla verticale, lunghezza del filo, angolo alfa, x fratto l è il seno di alfa. Scusate il giallo, ma non lo voglio cambiare. Cateto opposto diviso ipotenusa, seno dell'angolo. Ok? Quindi, messo, inserito questo nelle equazioni di prima, otteniamo m per a è uguale a meno p seno alfa, quindi massa per accelerazione vale meno, il peso è m volte g, seno alfa è x fratto l. La massa si semplifica, l'accelerazione vale meno g fratto l x. Ottengo che l'accelerazione è una costante negativa volte la posizione. Che moto ottengo? Un moto armonico semplice. Con omega 4 che vale g fratto l. Quindi sono in grado di calcolare il periodo del pendolo, perché omega è 2 pi greco diviso t, come abbiamo fatto prima con la molla, quindi qui ho 2 pi greco diviso t che è la radice di g su l. Di conseguenza, ripeto, omega quadro è la radice dell'accelerazione di gravità diviso l, quindi omega è 2 pi greco diviso il periodo del pendolo, il periodo vale 2 pi greco per la radice di l fratto g. No, è omega quadro, perché a è meno omega quadro x. Sì, ma perché qua scritto omega uguale g di l, di là omega quadro, cioè omega quadro uguale g di l, di là omega quadro uguale radice di g di l. Sì, scusami, questo hai ragione, questo è vero. Certo. Ricordate l'anno scorso abbiamo visto che se il filo aumenta di lunghezza, il periodo aumenta, diventa più lento il pendolo. Se il filo è lungo, l'oscillazione è più lenta, il periodo è più lungo. Ecco il perché. Questo vi spiega per quale ragione il periodo non dipende dalla massa. La massa si semplifica, ma dipende dal filo. Non è proporzionale al filo, cioè se raddoppia il filo il periodo non raddoppia. Per raddoppiare il periodo devo quadruplicare la lunghezza del filo, perché è l sotto radice. Ok? Tutto chiaro? Siamo in grado di chiudere quel percorso. Abbiamo cominciato studiando il periodo, le proprietà di isocronia del pendolo,
esperimento storicamente fondamentale, si dice perché le oscillazioni sono isocrone, perché il moto è quello armonico semplice, il moto armonico semplice, le oscillazioni durano tutte la stessa grandezza, perché non dipende dalla massa del pesetto, ok, e perché invece è legato alla lunghezza del filo. Qui va specificato una devo confessarvi che vi ho imbrogliato un pochetto, ho un po' barato. Perché? Chi si accorge di dov'è la mia mossa dove ho barato? È difficile questo. Mentre nella molla, torniamo alla molla, che ci aiuta sempre. Qui, questa è la forza elastica, ok? Se questo è il punto di equilibrio, allora la nostra x è un vettore fatto così. F, E e x sono paralleli in ogni istante del moto e indipendentemente dalla posizione. Che l'oscillazione sia piccola o grande, il moto essendo undimensionale, la forza risultante, l'elastica e la posizione sono sempre paralleli. Provate a chiedermi la stessa cosa per il pendolo. Se la mia x è questa, la forza risultante è questa. Qui ho barato. Non sono parallele. Sono parallele solo se le oscillazioni sono molto piccole. Altrimenti devo tener conto del fatto che non sono. Ok? E quindi l'equazione che ho ottenuto, questa, vale solo se x è molto piccolo, se l'angolo alfa al limite è molto piccolo, entro i 5-10 gradi, 10 gradi è già tanto. Okay? Perché se mi discosto molto dalla questione di equilibrio, l'angolo che c'è fra la distanza tra verticale e pesetto, cioè l'asse x, e la direzione della forza risultante perpendicolare al filo diventa un angolo grande. E questa relazione non è più del tutto corretta. Questa forza sta in una direzione che non è questa. Okay? O meglio, questa approssimazione non è proporzionale o parallela. Se le oscillazioni sono piccole, il moto è armonico. Se le oscillazioni sono grandi, questa equazione va corretta, il moto rimane periodico, ma non è più armonico e il periodo dipende dalle oscillazioni, dall'ampiezza delle oscillazioni. Più grandi sono le oscillazioni, più lungo è il periodo. Il periodo rimane indipendente dall'ampiezza delle oscillazioni solo se sono piccole, proprio per questo fatto. E qui ho fatto finta che questa forza sia orizzontale, cosa che invece non è. La differenza tra i due, il disallineamento, è tanto più grande quanto più sono lontano dalla verticale. Se sono molto vicino, questo angolo è quasi zero, molto piccolo, e l'approssimazione diventa buona. Ok? Ecco perché se la situazione è grande, il periodo T non è più dato da questa relazione. Il periodo è più grande di questo, ma finché le oscillazioni sono piccole, quella è buona. Ok? Mi chiedo che stia per suonare, però ci sono.